Buonasera a tutti. Questo incontro tra Alexandre Jolien e il sottoscritto vuole essere un confronto su alcuni temi che Jolien ha affrontato nei suoi libri. Dico solo di lui per quelli che non hanno ancora letto i suoi libri, che è nato nel 1975, come vedete molto giovane, e dopo 17 anni di permanenza in un centro specializzato per handicappati, essendo cerebro leso, è riuscito a frequentare un istituto commerciale, successivamente poi a compiere gli studi di filosofia all'Università di Friburgo, e poi è riuscito a scrivere un libro, Elogio della debolezza. Io sono un gran lettore, devo dire, sono più lettore di opere in lingua francese che non in lingua italiana, ma la mia avventura mi porta più sovente in Francia che non in Italia, e ho trovato questo libro straordinario. Allora ho pensato di pubblicarlo nelle nostre edizioni, le edizioni Kikaion della mia comunità, e ha avuto un grande successo. Certo, fa l'elogio della debolezza. A partire dalla sua situazione apre dei cammini in cui trovare il senso e in cui trovare la felicità. Poi ha scritto Il mestiere di uomo, e ancora noi l'abbiamo pubblicato nelle nostre edizioni, e infine recentemente Cara filosofia, edito da Angelo Colle editore. Cara filosofia, come dice il titolo, è un insieme di lettere che vengono rivolte alla filosofia, ma anche ad alcuni filosofi che sovente, peraltro, anche quando la lettera è rivolta a Cara filosofia, entrano in dialogo, danno la loro sapienza, direi proprio i distillati della sapienza filosofica. Certamente potete immaginare Epicuro sembra essere il maestro, il filosofo sempre presente, ma poi è significativo, altamente significativo la scelta che fa Jolien. Devo dire che mi ha molto meravigliato, perché non è un cammino consueto. Uno dei capitoli vengono indirizzati al grandissimo Boezio, che peraltro non sembra essere estremamente amato né conosciuto nei cammini sia della Paideia sia della filosofia italiana, e mi rincresce, perché per me, per altri della mia generazione, certamente se c'è stato un maestro dopo Seneca e prima di Tommaso Moro è certamente lui, un perseguitato per la giustizia, una persona straordinaria che però pochi ricordano, ma è significativo che lui indirizza a Boezio e attinge da quella sua opera scritta in carcere a causa semplicemente della follia del potere politico tirannico di Teodorico, che semplicemente sospettava di lui fino a farlo marcire in prigione e poi a ucciderlo decapitandolo. Ecco, lui ritrae dagli insegnamenti, dalla sapienza, dalla filosofia, delle ragioni per cui, oserei dire, anche in prigione, e pigliate prigione come la metafora di tutte le nostre prigioni, si può aprire davvero un cammino di senso e sperare. È significativo che quest'ultimo libro, oltre ad Ama filosofia, a Boezio, a Schopenhauer, contiene un capitolo che io ho trovato di nuovo straordinario, una lettera alla morte, la verità con cui ciascuno di noi deve confrontarsi e di fronte alle quali nascono le grandi domande: se ha senso la vita, se ha senso
l'amore, se hanno senso i rapporti che noi tessiamo, se tutto ha una fine. E c'è infine una significativa memoria, secondo me, di nuovo sempre in una lettera, a Etty Hillesum, questa donna straordinaria, questa ebrea, la quale è riuscita a parlare con Dio durante i giorni terribili della Shoah ed è riuscita a consolare Dio, compito raro, perché la maggior parte degli uomini attende da Dio consolazione e non pensa invece che forse il più infelice è colui che deve essere più consolato, è proprio Dio. Ecco, questo è il tragitto straordinario che fa Joliet, col quale voglio fare questo dialogo, cominciando con una domanda. La metafora della prigione, perché per lui è così significativa? Perché il contesto dal quale parte per il suo cammino di senso? Voilà, merci beaucoup à tous d'être là. Je vais être traduit, rassurez-vous, parce que mon italien est cattivo. Grazie a tutti per essere qui. Ovviamente, visto il mio italiano un po' cattivello, io sarò tradotto oggi. Alors, pourquoi la métaphore de la prison est si importante pour moi? Quand on demandait à Épictète, un philosophe grec, qui es-tu? Il répondait, je suis un esclave en voie de libération. Et pour moi, c'est très important de savoir que la liberté n'est pas quelque chose de donné, mais qu'on doit conquérir, qu'on doit découvrir en soi. Et qu'est-ce que la liberté? C'est justement l'acceptation de soi, une adhésion plus grande à soi. Qu'est-ce que la liberté? C'est être libre de ce que Spinoza appelle les passions tristes, à savoir la peur, l'angoisse, la tristesse. Autrement dit, le chemin de liberté, c'est, comme disait saint Augustin, de devenir soi-même. Parce que dans ma vie d'handicapé, tentation a été grande de jouer un rôle. Pour être aimé, on peut jouer des rôles. Et je crois que grâce à Etty les hommes, grâce à Spinoza aussi, il y a cette invitation à être pleinement soi-même et paradoxalement, être pleinement soi-même, c'est comme disait Platon, mourir à soi, mourir aux caprices, mourir à la peur, mourir à la volonté qu'on a de se donner les pleins pouvoirs, se donner, être au centre du monde. Donc, voilà pourquoi la prison, finalement, on est esclave de soi et de l'image qu'on veut donner de soi. Bene, la metafora della prigione è molto importante per me, perché se seguiamo la filosofia greca di Epiteto, Epiteto ci dice che siamo come degli schiavi che stanno per essere liberati. Allora, per me la libertà non è una cosa che mi viene data, la libertà è una cosa che deve essere conquistata, deve essere scoperta giorno per giorno. E allora questo che cosa significa? Significa l'accettazione di se stessi, significa un sentimento ancora più grande. E libero per Spinoza è la liberazione da quelle che lui chiama le passioni tristi, la paura, l'angoscia, la tristezza, mentre per Sant'Agostino la libertà
è uguale la ricerca della libertà dentro se stessi. Allora, il mio handicap mi ha portato ad avere un ruolo, ad assumere un ruolo che era quello di capire chi io fossi, di capire come fosse possibile amare e amarsi e amare gli altri. E grazie a Etile Zume, grazie a Spinoza, ho raccolto questo loro invito, vale a dire l'afflato che la libertà ha per riuscire a farti sentire appieno te stesso. Può sembrare questo un paradosso, ma se citiamo Platone, che ci dice che praticamente avere e essere liberi equivale a morire dentro se stessi, questo ci permette di capire il perché grazie alla libertà è possibile liberarsi dalla paura e acquisire questa volontà di darsi appieno, davvero con pieni poteri per essere e diventare quindi un elemento al centro del mondo e poter così darsi. Ecco perché per me è così importante questa metafora della prigione, che è una metafora di liberazione di una schiavitù. Ma io credo che è molto importante l'affermazione riguardante la differenza tra libertà e liberazione. E credo che c'è una grande ambiguità e una confusione su questi due termini. In realtà, chi di noi può dirsi libero? Noi parliamo sempre di libertà e diciamo che vogliamo essere liberi. Però pensiamo sovente di essere liberi, mentre la realtà dell'uomo tutt'al più è quella di essere impegnato in un cammino di liberazione di sé ed eventualmente anche degli altri. Ma la libertà noi non sappiamo misurarla, possiamo certamente esercitarla, ma non possiamo dirci alla fin fine uomini liberi. Io credo che questo che all'interno del cristianesimo fa declinare davvero la salvezza, parola che oggi dice molto poco agli uomini, significativamente ha detto qualche decennio in più la parola liberazione che sostituiva la parola salvezza. Poi anche la parola liberazione ci siamo resi conto che in realtà diceva un processo che non aveva nessun termine, nessuna fine. Liberazione è un processo in cui si può soltanto andare di liberazione in liberazione, e una volta che noi abbiamo seguito un processo di liberazione dobbiamo iniziare un'altra liberazione da altre schiavitù, da altre prigioni, per usare la sua metafora. E allora davvero il cristianesimo, secondo me, ha qualcosa da dire con la sua parola salvezza. Perché salvezza indica nient'altro che un processo di libertà, di liberazione. A partire da se stessi, diventa ciò che tu sei e proprio per questo muori a te stesso, parole che risuonano nel libro e che lui ha ricordate, ma alla fin fine sono le stesse dette già a Gesù di Nazareth: chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perde la sua vita invece la salverà. In fondo la vera domanda che noi uomini ci facciamo è come salvare la nostra vita. E io amerei che ci fosse di nuovo questo vocabolario della salvezza, semplicemente là dove si individuano cammini di umanizzazione. Come posso salvare la mia vita? Attenzione, non sto dicendo eventualmente come Dio può salvarla, che è eventualmente un capitolo dopo, ma innanzitutto come io salvo la mia vita, come posso avere una vita salvata, attenzione, non una vita che ha ottenuto una libertà piena e definitiva, che forse non la raggiungo, ma salvata perché in qualche misura nel cammino di liberazione io approdo a liberazioni successive. Noi vogliamo ad ogni costo essere amati e sappiamo che è vero, il più profondo significato della vita è amare e essere amati. Quando uno fa il bilancio
alla mia età, cioè ormai entrato nell'anzianità e alle soglie della partenza, uno valuta la sua vita proprio sull'essere stati amati e sull'amare. E tuttavia, attenzione, ha ragione lui, noi cresciamo e cominciamo a costruire noi stessi con la volontà di essere amati, fino a volere questo come pretesa. E sovente l'infelicità nasce dal fatto che noi non accettiamo che c'è qualcuno che non ci amerà. Mentre invece io credo che accettare la morte, accettare prima la morte e accettare di non essere amati da tutti, è qualcosa, guardate, che tocca la costruzione del sé, tocca il cammino di umanizzazione. Chi vuole, pretende di essere amato da tutti e non accetta di non essere amato da qualcuno, sarà sempre infelice. Il cammino è proprio questo, pur continuando ad esercitarci nell'arte dell'amare e dell'essere amati, perché da quello dipende la felicità. Libertà diventa dunque l'accettazione di se stessi, accettazione di ciò che noi siamo a partire dalla nascita. Pensateci bene, nessuno di noi nasce senza bagagli. Noi siamo nati in una storia, in una famiglia, non abbiamo scelto né nostro padre né nostra madre, né gli eventuali fratelli e sorelle che ci troviamo, o magari il vuoto perché non abbiamo fratelli e sorelle. Non abbiamo scelto la nostra statura, non abbiamo scelto il nostro tipo di intelligenza, non abbiamo scelto di essere belli o brutti. E guardate che questa è davvero la vera sfida. Inizia di lì la vera costruzione dell'uomo, l'accettazione di se stessi. Ecco, io credo che un merito che ha Jolien all'interno dei suoi libri è partire che ogni cammino che vuole salvare la propria vita parte dall'accettazione di sé, che è un atto di obbedienza fondamentale. Sono nato nel 43, è inutile che sogni di essere nato prima. Sono nato in questo paese e devo accettare di essere nato in questo paese. Sono nato in quella famiglia e quelli sono i bagagli che mi porterò tutta la vita. Ho quel padre e quella madre e non posso sognarne altri. Guardate, una grammatica semplice della felicità. Chi di voi si interroga comincerà a scoprire che la sua infelicità nasce perché non accetta i bagagli con cui è venuto al mondo e a partire di lì forse è incapace di accettare troppe cose nella vita. Un cammino di accettazione, ci dice Jolien, va verso la ricerca della felicità. Je suis très touché par tout ce qui a été dit. Je dirais, paradoxalement, que le premier pas vers l'acceptation, c'est accepter qu'on n'accepte pas. Je crois que c'est ça. On peut croire avoir accepté, on peut jouer le rôle de celui qui a accepter, mais le premier pas, c'est de... Et ça a été des zooms, elle nous montre dans son journal que accepter ses contradictions et ne pas avoir peur de ses contradictions. Justement, trop souvent, on joue un rôle, trop souvent, on se met des exigences trop grandes par rapport à soi. Et je dirais, ce qui est important, c'est de repérer les étapes de notre vie. Moi, j'ai vécu souvent, trop souvent, enfin, trop souvent, il n'y a pas à juger, j'ai vécu souvent ma vie sous le signe du combat.
il fallait combattre la souffrance, il fallait combattre le handicap. Et aujourd'hui, je pense que la vie n'est pas un combat, que la vie est une adhésion à ce qu'elle est. Et justement, je préfère parler de la joie que du bonheur. Parce que le bonheur, c'est toujours pour après. Quand j'étais petit, je me disais, quand je serai marié, je serai heureux. Je suis marié, il y a eu 6 mois de bonheur, mais après, on s'engueule pour les choses banales de la vie. Et après, je me suis dit, quand j'aurai des enfants, je serai heureux. Et quand les enfants gueulent à 4h du matin, je me rappelle encore ça. Et j'ai compris grâce à Spinoza, mais ce qui me fait plaisir, c'est que je parle à côté d'un prêtre et je me rends compte que les philosophes athées rejoignent la vérité de l'Évangile. J'ai pas peur de parler de Nietzsche et de Spinoza, qui sont athées de rigueur, mais qui rejoignent l'être humain dans sa profondeur. Spinoza m'a fait comprendre qu'avant, je me disais, j'ai des problèmes dans ma vie, et quand j'aurai résolu ces problèmes, je serai heureux. Spinoza me dit le contraire, c'est-à-dire, c'est parce que je suis dans la joie maintenant avec mes problèmes que je peux traverser l'existence. Et pour moi, la joie est compatible avec la souffrance, mais le bonheur absolu, il est trop exigeant. Autrement dit, la joie, elle est toujours possible ici et maintenant, tandis que le bonheur, on lui impose tellement de conditions qu'il devient inaccessible. Beh, sono molto toccato da ciò che è stato detto. Direi quasi paradossalmente che il primo passo verso l'accettazione è proprio accettare che non si accetta, cioè credere davvero che il ruolo che ci è stato dato non è tanto il ruolo di colui che deve essere accettato o che è stato accettato, ma che davvero accetta ciò che di solito non si accetta. Questo è il primo passo che secondo me uno deve compiere nella propria vita se vuole capire di più relativamente a se stesso, e questo è anche quello che dice Etilezzo nel suo diario, quando davvero parla dell'accettazione e dice che l'accettazione non è in contraddizione con la possibilità di eliminare le nostre paure dalla nostra vita, e che di fatto c'è un ruolo che ciascuno di noi può esercitare per quanto riguarda appunto la possibilità di accettare la propria vita così com'è, senza essere troppo esigenti, senza esigere da se stessi cose troppo grandi che ci pongono nella condizione di non poter far fronte a ciò che ci siamo prefissi. Ecco, questo secondo me è molto importante, come è molto importante per esempio tenere in considerazione che la nostra vita è composta da tappe e che quindi dobbiamo passare e attraversare queste tappe una dopo l'altra, accettando ciò che la vita ci pone di fronte. Molto, molto spesso, se guardo come ho vissuto io la mia vita, la potrei anche vedere, considerare sotto il segno del combattimento, cioè io non ho dovuto far altro che combattere per anni e anni la sofferenza, il mio handicap, superare i problemi che queste due cose mi ponevano davanti. Beh, oggi io ho un pensiero diverso rispetto alla vita, non la vedo più come un combattimento, ma la vedo piuttosto come un'adesione a ciò che è, a ciò che la mia vita è stata e che mi si è presentato davanti. E qui introduco l'idea della gioia. Per me è molto più importante il sentimento della gioia che non il sentimento della felicità, perché per me la felicità è una cosa che è sempre riservata al dopo. Se guardo
e se mi ricordo quello che mi diceva Etty, per esempio, no? Mi diceva, guarda, una volta che tu sarai sposato, vedrai, sarai felice. E poi sì, è vero, uno si sposa e magari è felice per 6 mesi, ma poi viene un po' sobbarcato dalle cose banali, dai problemi della vita, dalle cose di tutti i giorni, e la felicità va a farsi benedire, insomma. Mentre la gioia è un sentimento che quando ce l'hai lo provi ed è profondo. Poi ti dicono, ma vedrai, sarai felice quando ci avrai dei bambini. I bambini arrivano, però tuo figlio poi piange alle 4 del mattino e la felicità è tutta un'altra cosa, insomma. Mi sembra di aver anche un po' capito quello che Spinoza dice a proposito della felicità. Oggi sono molto felice perché sono qui, parlo con un prete e un prete mi parla e posso anche parlargli dei filosofi atei senza problemi, perché molto spesso i filosofi atei vanno a ricercare la verità e che è poi in fondo quella stessa verità che viene detta nel Vangelo, no? Si parla di Nietzsche, si parla di Spinoza che sono due atei, si parla di comprendere ciò che Spinoza vorrebbe farci comprendere della vita, vale a dire se prima avevo dei problemi nella mia vita, se risolvo i miei problemi sarò quindi felice. Questo è quello che lui dice. Al contrario, invece, mi sembra che Spinoza sostenga che se riesco a convivere con i miei problemi, allora riesco anche ad attraversare in un altro modo le tappe della mia esistenza. Ecco perché mi sembra che davvero si debba porre l'accento sulla differenza che c'è fra la gioia e la sofferenza, fra la felicità assoluta di un momento e l'esigere troppo da questo momento. Secondo me la felicità impone troppe condizioni, è foriera di troppi prerequisiti e quindi in certi momenti risulta addirittura inaccettabile. Quando ho letto il primo libro di Jolien, devo dire che ho sentito la forza delle sue affermazioni, ma che potevo sentire anche in altri. Però il fatto che venissero da lui nella sua condizione di handicap gli dava una credibilità che certamente gli altri non possono pretendere, neanch'io posso pretendere. Soprattutto delle cose che lui dice, estraggo semplicemente 3 affermazioni importanti, decisive. La prima, quando lui parla dell'accettazione di sé e parla dell'accettazione di sé anche di ciò che in sé è ombra, in ciò che in sé è oscuro, ciò che in sé è enigma, ciò che in sé è handicap. Sì, è facile fare questa affermazione, io l'ho fatta più volte direttamente a delle persone, devi accettare l'ombra, l'enigma che è in te. Ma se viene da uno come Alexander Jolien, io credo che c'ha una grande credibilità e credo che sia davvero questo qualcosa di fondamentale per un cammino che sia di salvare la vita, di umanizzare poi la vita. Per me salvare la vita, umanizzarla è la stessa cosa. Avete anche capito che non sto facendo un discorso di fede confessionale, ma sto facendo un discorso che riguarda tutti gli uomini, credenti e non credenti, cristiani e non cristiani. Io credo che il compito dell'umanizzazione è un compito che ci attende tutti e per tutti è uguale. Poi uno può declinarlo con la fede o trovare nella fede una forza, altri possono trovarla semplicemente nel fatto che appartengono all'umanità, altri la trovano perché trovano nel fatto che la compagnia degli uomini è forse il valore più bello che possiamo vivere tutti insieme, senza dividerci e senza opporci. Ma accettare l'ombra che è in noi, il negativo che è in noi, diciamo pure il male che è in noi, certamente è qualcosa di molto doloroso e faticoso, ma è una via per umanizzarsi. Faccio un esempio.
Tutti noi prima o poi nella vita incontreremo la sofferenza, il dolore. Nessuna illusione, prima o poi arriva. Chi non l'ha trovato prima, lo troverà semplicemente dopo. Ma quell'esperienza è l'esperienza umana. Dolore perché perdiamo i cari, dolore perché ci coglie la malattia, dolore perché comunque la vecchiaia e la morte sono certamente qualcosa che mette fine a noi e lo mette sempre fine dolorosamente. Conosceremo il dolore. O l'esperienza del dolore e della sofferenza lo sappiamo bene. Non è vero che è un'esperienza che ci rende migliori. Il dolore, la sofferenza, il bisogno ci aiutano solo a fare delle domande, niente di più. Ci sono persone che nella sofferenza si incattiviscono, diventano più egoiste, più cattive, rendono l'ambiente in cui prima vivevano magari bene un vero e proprio inferno. Qualcuno di voi che ha qualche malato in casa lo sa che purtroppo ci sono questi esiti. Qualcuno coglie la malattia come il luogo invece in cui umanizzarsi di più, fare un tragitto faticoso ma in cui tenta ancora di amare e di essere amato. E attenzione quando dico essere amato, perché guardate che bisogna accettare di essere amato e non tutti sanno accettare l'amore di essere amati. Non è vero che tutti lo accettano. Magari tutti lo vogliono, tutti lo desiderano, ma non è detto che tutti accettano che qualcun altro li ami e che loro stiano nell'esperienza di un amore passivo, che è troppo gratuito per loro se hanno delle strutture mentali in cui tutto ha un prezzo e tutto eventualmente va pagato. E allora bisogna stare molto attenti, la sofferenza non porta di per sé a essere migliori, a umanizzarci, incattivisce, ripeto, qualche volta rende più barbari i rapporti, ma certamente è un luogo in cui farci le domande. Le grandi domande vengono quando c'è il bisogno. Chi è in una situazione di saturazione normalmente non si pone domande. E allora è molto importante che la domanda trovi la possibilità di essere espressa e trovi non sempre delle risposte che non ci sono, ma la possibilità di essere ascoltata da altri. È un cammino importante questo, ed è secondo me quello che fa sì che la lotta che intraprendiamo non sia semplicemente l'unica possibilità che ci sta davanti. Ha ragione Jolien quando dice: io a lungo tempo ho pensato che dovevo lottare. Lottare per uscire dall'handicap, per vincere l'handicap. Ma pensate quante battaglie ciascuno di voi fa, che conosce solo lui. Il rischio qual è di chi fa delle battaglie? Che deve fare, io credo, Jolien non nega che si deve combattere, ma il rischio è duplice. Il primo è quello di alienare il presente in nome di un futuro che non si avrà. C'è troppa gente ormai che vive al futuro anteriore. Quando avrò fatto questo? Quando sarò? E aliena sempre e intanto non vive il presente. È terribile, guardate. Chi non sa vivere il presente non fa nessun cammino di salvezza né per sé né per gli altri. È uno che si aliena di più e tende ad alienare gli altri che gli stanno attorno. Eppure guardate che il grande male è questo, ed è una strada questa che si può anche percorrere in nome di una liberazione in cui non si vive il presente. A me ha sempre dato un grande insegnamento il profeta Geremia. Il profeta Geremia, voi sapete, è quello che assiste alla Shoah di Gerusalemme, alla Shoah del popolo ebraico, la più grande, la prima, quando Gerusalemme è distrutta e tutti vanno a Babilonia. E lui non può neanche seguire gli altri a Babilonia perché lo trascinano in Egitto dove lo uccideranno. Ebbene, in quel frangente in cui tutti vanno in esilio, la grande diaspora, e saranno schiavi di Babilonia,
lui vede il grande rischio di questi deportati di vivere al futuro anteriore. Quando saremo tornati nella terra? Quando ricostruiremo Gerusalemme? E negare ogni presente per il futuro. E allora Geremia scrive loro una lettera scandalosa che non piace ai rivoluzionari di mestiere, piace solo ai rivoluzionari intelligenti. Quelli di mestiere non la capiscono. In cui dice sì, aspettate, lavorate per la liberazione, ma intanto piantate vigne anche a Babilonia per bere presto del vino alla fine dell'anno. Fate l'amore nel frattempo, fate dei figli, non alienate il presente per il futuro. Guardate, questo insegnamento di Geremia è il suo. Nella lotta, che pur c'è una dimensione di lotta, mai negare il presente. A me ha sempre fatto effetto, da quando ero giovane lo ricordo, perché è uno dei testi che più mi ha scosso, un testo dei Minima Moralia di Adorno. La mia generazione, la generazione del 68, lo sapete bene. Ebbene, in quella generazione noi abbiamo, molti in maniera diversa, abbiamo sognato una società finale senza classe in cui finalmente ci fosse la libertà. L'esito della liberazione. E questo marxista della scuola di Francoforte, estremamente intelligente, però scrisse in quegli anni: ma se arriverà un giorno in cui ci sarà una società davvero libera, l'ultima società senza classe, e ci saranno degli uomini finalmente liberi che godranno la pace e la giustizia, ma che ingiustizia per tutti gli uomini delle generazioni precedenti, per i quali non c'è stata, sarebbe una beffa. E allora Adorno dice: ci vorrebbe un evento il quale rimetta la possibilità a quelli che non hanno avuto nulla nelle generazioni passate di trovare poi una restitutio ad integrum. Era un uomo onesto, era un marxista erateo. Dice: questo potrebbe essere una resurrezione dei morti, ma io non ci credo, sono ateo. Testo straordinario, ma in cui anche questo testo ci richiama la necessità dell'hic et nunc, qui e ora, aderire ora e qui. Senza un'adesione alla realtà non si fa un cammino di umanizzazione, e un cammino, giustamente, lui distingue, e credo che possiamo accogliere questa distinzione che fa, tra gioia e felicità. La felicità resta un miraggio. La gioia come fruizione qui e ora della felicità è possibile. È possibile adesso, qui. È possibile nel dolore. È possibile nella sofferenza. È possibile nell'handicap. Perché anche nell'handicap c'è la possibilità di vedere qualcosa di buono attorno a noi. Di poter godere dell'amicizia di un cane o dell'amicizia di un gatto, di poter vedere una foglia o un albero che vive quanto noi, di vedere una pietra che sa vivere e pigliare il chiarore di luna o il sole quanto noi di giorno. Queste cose dobbiamo imparare a sentirle in comunicazione con noi. Questo è un cammino di gioia. Ma è un cammino che salva la nostra vita e salva, oserei dire, non solo la vita di quelli che vivono con noi, ma delle creature tutte che sono accanto a noi, animate e inanimate, intelligenti e stupide. Per tutte abbiamo il diritto di essere voce e di godere della gioia che ci viene data. Je suis content que je suis content que le christianisme aussi parle de l'ici et maintenant, parce qu'on a tendance à croire que c'est seulement l'apanage des philosophies orientales.
Ce qui me plaît beaucoup dans la philosophie et dans mon dernier livre, j'ai essayé de le pratiquer au quotidien, c'est vivre la philosophie comme des exercices spirituels. La philosophie, c'est un art de vivre et j'ai eu la chance récemment de faire des exercices spirituels de Saint Ignace. Et ce qu'il y a de beau chez Saint Ignace, c'est qu'il dit qu'il faut chercher des points de vigilance. Il y a Épicure qui dit que le sot, l'idiot, est toujours à recommencer sa vie. Autrement dit, devant les difficultés qu'on a en soi, on a de la peine à persévérer, à s'attarder sur les points de vigilance. Et au fil de la retraite, il m'est apparu que le point de vigilance, pour moi, c'était le détachement. Alors, quand j'ai eu cette révélation du détachement, je me suis senti détaché totalement. Et j'étais content d'avoir atteint le détachement. Et le soir, quand je me suis mis au lit, j'ai tourné 25 fois dans mon lit sans m'endormir. Et je me suis dit, le détachement, c'est pas terrible. Et justement, je me suis dit, comment pratiquer le détachement, là? Et j'ai eu l'intuition selon laquelle pratiquer le détachement, c'était en l'occurrence se détacher du détachement lui-même. C'est-à-dire, je ne suis pas détaché et ce n'est pas un problème. Et paradoxalement, après, j'ai dormi comme un pape ou comme un... Autrement dit, je crois que la spiritualité et la philosophie sont une adhésion à l'instant présent, comme a dit le Père. Et quand je dis adhésion à l'instant présent, je pense souvent à Épictète qui fait la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ben, je crois que cette question, on peut la poser tous les matins. Qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? Et ces différences changent tous les jours. Et vis-à-vis de la souffrance, je crois que c'est maltraitant de faire des discours. Précisément, la souffrance qui dépend de nous, c'est presque un devoir de tout mettre en œuvre pour la diminuer, y compris et surtout chez l'autre, parce que c'est maltraitant de faire des discours sur la souffrance de l'autre. Simplement, je crois justement le point de vigilance, et pour moi, Saint Ignace m'a appris vraiment à concilier la contemplation et l'action. C'est-à-dire intégrer sa vie dans la notion de vocation. Pour moi, à la retraite, m'est apparu que j'avais trois vocations, celle de père de famille, celle de philosophe et celle de personne handicapée. Et la notion de vocation nous installe dans le présent en nous disant qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour approfondir ma vocation de personne handicapée, de philosophe ou de père de famille. Je crois que
ce qui est beau dans la notion de vocation, c'est qu'on n'a pas choisi sa vocation. C'est quelque chose de plus grand que nous. Pour un croyant, c'est Dieu. Pour un athée, c'est peut-être la vie. Quelque chose qui nous dépasse nous a assigné la vocation. Et ça rappelle tout à fait les stoïciens. Tu n'es pas libre d'être esclave ou roi, mais tu es libre de bien faire ton métier d'homme. Tu es libre de bien faire ta vocation. Et moi, je trouve très important cette notion de vocation qui nous ouvre à plus grand que nous et qui nous ouvre qui nous ouvre à l'autre. Parce que j'ai bien aimé ce qu'a dit le Père, la souffrance ne grandit pas toujours. Au contraire, elle tend, par réflexe, à nous recentrer sur soi-même, alors que le mouvement de la vie, pardon, traducteur, c'est long, mais... le mouvement de la vie, c'est se décentrer. Parce que de nouveau, j'ai remarqué que la souffrance, c'est souvent se donner trop d'importance. Alors, attention, j'aime bien les exercices spirituels se pratiquent à la première personne. Il ne s'agit pas de dire à l'autre « tu es trop centré sur toi-même, tu es trop égoïste ». Je crois qu'on prêche par l'exemple, en montrant que dans l'Évangile, il y avait la phrase « renoncer à soi-même ». C'est la phrase que j'aimais le moins dans l'Évangile, mais c'est celle que je préfère aujourd'hui. Parce que renoncer à soi-même, c'est pas perdre quelque chose, mais au contraire, c'est s'ouvrir à tout ce qui n'est pas soi. Et peut-être s'ouvrir à soi, paradoxalement. Autrement dit, j'aime beaucoup la notion d'ascèse. Le mot ascèse, ça vient de askésis en grec. Askésis, c'est l'exercice. C'est pas du tout le déni de soi, mais l'ouverture à l'autre. Et donc, tout ça pour dire que j'ai bien aimé l'exemple de Jérémie, savoir concilier le présent et la vocation, c'est-à-dire inscrire dans le présent mon métier d'homme qui me dépasse. Et savoir que, c'est toujours le stoïcien et le spinozisme, mais je crois que c'est pas antinomique avec le christianisme, savoir qu'on est une partie d'un tout et que notre point de vue appelle à être ouvert, élargi, dépouillé. Oui, une dernière chose que je dirais maintenant, c'est je croyais toujours que la spiritualité, c'était s'enrichir de quelque chose, mais je crois que la spiritualité, c'est se dépouiller. Il y a le philosophe Plotin, il dit qu'on doit sculpter sa propre statue, c'est-à-dire enlever tout ce qui est en trop pour laisser apparaître la statue. J'aime beaucoup cette image de la spiritualité, le dépouillement. En grec, on dit la kénose. Kénose, ça veut dire vide en grec, c'est-à-dire se dépouiller de tout ce qui est en trop. C'est peut-être ça un des chemins vers la joie, se dépouiller de tout ce qui est superflu. Voilà.
Beh, sono contento che si parli di filosofia e che si parli anche dell'appannaggio che la filosofia ha nell'ambito di tutti questi processi. È una cosa che mi piace della filosofia, e l'ho detto anche nel mio libro, ed è una cosa che mi ripeto tutti i giorni, è che la filosofia è esattamente come fare degli esercizi spirituali, cioè la filosofia davvero può diventare l'arte del vivere. Ed è possibile, secondo come dice Sant'Ignazio, essere dei personaggi, delle persone umane che fanno degli esercizi spirituali. Fare degli esercizi spirituali è bello, perché facendo e compiendo questo tipo di esercizi spirituali si riesce a intravedere quelli che sono dei punti di vigilanza della nostra vita, che è una cosa altrettanto importante. E seguendo ciò che dice Epicuro, bisogna rinunciare se vogliamo davvero appropriarci della nostra vita. E le difficoltà sono appunto segnate da questi punti di vigilanza ai quali dobbiamo prestare attenzione. Adesso che ormai è per tanti arriva l'età della pensione, arriva anche il momento di quello che si chiama distacco, e il distacco, se vogliamo, ha un'analogia con il concetto della rivelazione, nel senso che se vogliamo davvero staccarci completamente, e quando io ho cominciato a esaminare dentro di me che cosa significasse il concetto di distacco, devo dire, la sera che poi sono andato a letto mi sono rigirato 25 volte a letto e non riuscivo a dormire perché non riuscivo a capire che cosa fosse veramente l'idea dello staccarsi, perché l'idea dello staccarsi mi sembrava una cosa terribile. Allora mi sono chiesto, ma com'è possibile davvero mettere in pratica questo concetto del distacco? E ho avuto un'intuizione. Probabilmente l'unico modo per staccarsi è riuscire davvero a staccarsi dall'idea del distacco, nel senso che se non lo sono ancora distaccato, posso anche pensare che non sia un problema, basta prendersela un attimo con calma, e da quel momento lì ho iniziato a dormire, ho dormito tutta notte come un papa, per così dire. Se prendo in considerazione la visione della spiritualità e la visione della filosofia, mi viene da pensare al concetto dell'evasione e dell'adesione, dell'ic e il nunc, come diceva lui prima. Ci sono filosofi che dicono che appunto tutto dipende da noi e noi non dipendiamo dal tutto, ma non è una cosa che la dipendenza da noi, la dipendenza da ciò che non dipende da noi, che ci capita tutti i giorni, e le differenze tra le varie dipendenze sono quello che cambia le nostre giornate, sono tutti quei piccoli particolari che rendono ciascuno dei nostri giorni diverso l'uno dall'altro. E qui si inserisce il concetto di sofferenza. Esiste un tipo di sofferenza, la sofferenza che dipende da noi. Allora, a questo punto, probabilmente il compito è proprio quello di rendere possibile il modo o una maniera per diminuire questa sofferenza, soprattutto quando si parla della sofferenza del prossimo, degli altri. E qui ritorna molto importante il concetto del punto di vigilanza di Sant'Ignazio, che parla del rapporto intercorrente fra la contemplazione e l'azione, e come si possa integrare il concetto di contemplazione con quello di azione, e quindi diciamo della vita, di quello che è importante fare e quindi agire nella vita affinché ci sia una vocazione. Ecco, io potrei avere tre vocazioni, per esempio quella di essere padre di famiglia, quella di essere un filosofo e quella ovviamente di essere una persona handicappata. Però se prendo in considerazione la nozione della vocazione, la nozione nel presente, nell'ic e il nunc, devo veramente approfondire queste tre definizioni che io ho dato della mia vocazione, quella di padre di famiglia, di filosofo e di persona handicappata. E quello che mi sembra bello dentro questa idea di vocazione è che noi non la scegliamo, questa vocazione. La vocazione è qualche cosa che ci arriva da qualche cosa o da qualcuno più grande di noi. Per i credenti potrebbe essere Dio, per un ateo potrebbe essere un amico che ti dà un consiglio. Allora, a questo punto bisogna capire come superare i problemi e come assegnare un giusto posto alla vocazione nella nostra vita. Allora,
ci sono un movimento di filosofi, gli stoici, che dicono che comunque uno non può essere libero nella misura in cui uno è schiavo di se stesso. Invece, secondo me, bisognerebbe essere liberi di poter fare il nostro mestiere d'uomo, di poter seguire la nostra vocazione. E questa è la cosa che mi sembra davvero molto importante e che ci apre di fronte l'immensità della vita, l'apertura che noi possiamo avere nei confronti del prossimo. E ha ragione il padre qui quando dice che non è vero e non è sempre vero che la sofferenza ti rende comunque più grande e ti rende comunque migliore. Bisogna tenere in considerazione quello che è il movimento della vita, anche se vogliamo una decentralizzazione dell'importanza che la vita può avere dentro di noi, nell'ambito di questo movimento, bisogna tenere in considerazione quella che è l'importanza da assegnare alla sofferenza dentro la vita umana e quella che è la possibilità di darsi, senza ovviamente darsi troppo. E questo mi riporta a riconsiderare l'idea degli esercizi spirituali. Gli esercizi spirituali che secondo me devono essere compiuti in prima persona, perché non bisogna, attraverso gli esercizi spirituali, pensare troppo che gli egoisti siano sempre gli altri o che le situazioni di problemi riguardino gli altri, ma esaminarle appunto in prima persona nell'ambito di quello che è la nostra vita. E a questo proposito mi è caro pensare a quello che è scritto nel Vangelo quando si dice bisogna rinunciare a se stessi. Ecco, io oggi, anche se questa frase di primo acchito, la prima volta che l'ho letta, non l'ho amata molto, rinunciare a me stesso mi sembrava veramente troppo, oggi forse è la frase del Vangelo che preferisco, perché non significa perdere o perdersi, ma significa davvero aprirsi al non sé e a se stessi anche, quindi al nostro prossimo e parallelamente a noi stessi, a quello che c'è dentro di noi. E questo mi porta anche a considerare la nozione di ascesi, o askesis, come si dice in greco, che non è per niente una nozione come noi comunemente la intendiamo. Askesis vuol dire esercizio, quindi non negazione, apertura. E quindi, per dire quello che ha sostenuto uno che io ho amato molto, Geremia, no? Bisogna conciliare il momento presente, l'ic e il nunc, con la vocazione. E questo è il lavoro che l'uomo deve fare, è il problema che l'uomo deve superare, lo hanno detto gli stoici, lo ha detto Spinoza, ma nonostante siano atei, come ho detto prima, non sono in antinomia con ciò che viene detto nell'ambito del cristianesimo. Quindi bisogna aprirsi, bisogna allargarsi, bisogna però parallelamente spogliarsi. Ed è questa l'ultima cosa che volevo dire sulla spiritualità, è il fatto di che cosa significhi essere spogliato di tutto. Non significa certo arricchirsi, significa arricchirsi nei confronti di quello che hai dentro di te, rinunciando a quello che c'è fuori o a quello che tu pensi sia importante che sia fuori di te. E mi è caro appunto citare quello che un filosofo Plotino dice, quando dice impara a scolpire la tua statua, cioè leva via, tira via tutti quei pezzi che sono superflui, spogliati perché riesci ad arrivare alla kenosi, quindi al vuoto, ma che non è un vuoto inutile, è la spogliazione attraverso la gioia di tutto quello che è superficiale in noi. Siccome siamo riusciti, e non era assolutamente sicuro, siamo riusciti a fare un dialogo unitario, io non voglio aprire altri cammini a questo punto, ma semplicemente ancora cercare di percorrere alcune parole che Jolien ha detto in questo suo ultimo intervento. Ha parlato di vocazione. Ecco, io credo che per capire bene che cos'è la vocazione, ma in termini umani, bisognerebbe con ogni probabilità leggere
il libro di Robert Musil, L'uomo senza qualità. Spero che qualcuno di voi l'abbia letto. È un libro estremamente importante proprio sulla vocazione. Io lo darei a tutti quelli che sognano di avere delle vocazioni. Perché la prima cosa è che troppo si sogna la vocazione. Vedete, quest'uomo è un uomo che ha 10 qualità, 10 identità. È sposato, ha dei figli, è padre, 10. Ma lui pensa che l'unica sua vera qualità sia l'undicesima che lui non possiede. Guardate che questo è un dramma. Proprio all'interno del discorso della gioia e della felicità, un primo contrasto per molte persone è quello. Sognano, proprio perché non hanno mai accettato se stessi, nei bagagli con cui sono venuti al mondo, sognano di avere quell'undicesima caratteristica che non hanno e negano le altre 10 che hanno. E vivono nell'alienazione che li porta all'infelicità, alla frustrazione. Quindi vocazione, dobbiamo stare molto attenti. Più che all'ascetica cristiana, quando si parla di vocazioni, io rimando a Robert Musil. Magari qualcuno ne è scandalizzato, ma così almeno la vocazione diventa qualcosa di più reale. Un vero compito a partire da quello che si è, non invece qualcosa che si sogna a partire da quello che non si è e non si ha. Seconda parola veramente importante è quella dell'ablatio. Lui non l'ha chiamata ablatio, ma cioè l'ablatio è l'opera di togliere via il marmo quando uno scultore fa una statua. L'opera d'arte è tale quanto più lui dal masso riesce a ricavare poi una figura. Ecco, noi tutti abbiamo bisogno di un ablatio e credo che davvero la semplificazione della persona, come diceva lui, questo spogliarci, è un'opera di ablatio. Solo se non riusciamo a semplificare la nostra vita, solo se non riusciamo a togliere tutto quello che è superfluo e da noi e da ciò che costruiamo, noi siamo più vicini a fare l'opera d'arte. Guardate, è molto importante l'opera di ablatio. Permettetemi di dire, per consolarmi, io mi consolo così, se anche uno non riesce ad arrivare all'opera finale, ma basta che faccia uno di quei prigioni di Michelangelo non finiti, che comunque va bene. Ecco, nel cammino di umanizzazione credo che è importante questa ablatio, che diventa, guardate, una semplificazione soprattutto della communitas, della comunicazione con gli altri. La maggior parte, direi, delle nostre fatiche, diciamo la verità, nel vivere quotidiano, quelle che ci danno infelicità, non sono le grandi mancanze. E sovente il nostro quotidiano con nostra moglie, i nostri figli, quelli che ci stanno attorno, il marito, insomma, ognuno sa che diventa davvero la grande fatica. Parliamo, non ci capiamo, finiamo per aggredirci, per essere non capiti, non sappiamo fino a che punto possiamo fidarci. Quello è quello che ci rende davvero difficile il mestiere di vivere. Un ablatio di tutto ciò che noi abbiamo innanzitutto, fino a un ablatio di ciò che noi siamo, ci rende più facile la comunicazione e la comunione con gli altri. E guardate che la gioia è sempre qualcosa di condivisa, viene da chi comunica con gli altri. Nessuno di voi fa festa da solo. C'è qualcuno che ha provato qualche volta aprirsi un panettone e bere da solo una bottiglia di spumante? Che tristezza, poverino. Per cui o uno sa condividere o non sa condividere. E infine un'ultima parola di ringraziamento. Ci dicono che dobbiamo terminare perché abbiamo ormai sforato dall'orario che ci è concesso e altri devono entrare. Una parola davvero
di un grazie Alexandre Jolien. Le sue parole sono affidabili. E un grazie al traduttore e a voi che avete ascoltato.